festeggiare. Il Mauri già fa così, come dire, non siamo puntuali. Quello è avanti di un minuto, iniziamo e 16. Dunque, dov'è? Miriam, visto che non c'è Barbara, non pedale. Però ti ricordi che lezione avremmo dovuto fare? Secondo me si ricordano anche gli uomini. Che lezione dovevamo fare, Omar? Ecco, la copy ride, che ho deciso di non fare. Infatti, però la copy ride non la faccio, ho deciso che la do. Bene, bravo. Allora, questa sera variamo i ritmi. Nel senso, la prima parte verrà fatta a 70 pedalate al minuto e la seconda a 100. Che sono due richiami di due lezioni che abbiamo già fatto. Allora, ci scaldiamo. Arriviamo in zona 4. Pedaliamo per 13 minuti a 70 pedalate al minuto. Recuperiamo 5, tornando in zona 3 e finiamo con altri 13 minuti in zona 4 a 100 pedalate al minuto. E invece il recupero è fatto a 80 rpm. Ma state parlando di vino? Deve 70 rpm, facciamo quello che abbiamo fatto l'altro.
Questa sera ci
giusto? Fatica? No? Ah, va bene, ma per il fiato lascia stare le gambe. Fatica? 8? Non dovete suggerire. Quanto? Brava, 8. Bene. Mi raccomando, ritmo. Tira e spingo, tira e spingo. È una bella pedalata. Come si chiama la lezione? Non ve l'ho detto. Switcher. Cambi. Vabbè. Beh, il copyright ve l'avrebbe cambiata. Dai, dai. Penso la prossima volta, se funziona così, metterò una sala e metto quei tre al posto dell'Omar. L'Omar lo separo, magari si impegnano anche loro. Ovvero, vi state impegnando? No, non si vede. Ok, si toglie. Veloce come la luce, un minuto. Uguale.
cafe. I watched it begin again. Perché se no ci credo che fai fatica col Mauri. Con me vai piano. Settanta pedalate al minuto. Dai dai che tra poco si recupera. Quattro minuti ancora.
aggressivo. Non è vero, Donato. Vedo io che non è lucida. È ancora opaca. Invece quando si suda diventa un po' lucidini. Cioè siamo un po', sì, leggeri, leggeri, tanto bene. Ma sì, dobbiamo recuperare. No, perché dopo dobbiamo stare ancora seduti per un po'. Su. Leggeri, leggeri, per far due chiacchiere. Interrogo il maestro Mauri, che sarà impreparato, perché è stato sempre disattento fino ad oggi. Ti chiedo. Allora, sono due richiami di due lezioni già fatte in precedenza. La prima, vedi, è preparato. E la seconda, quella, no, anzi, quello è il terzo richiamo della gamba sola. Impreparato. No. Basta, non peggiorare la situazione. Sette punti il maestro Mauri. La prima è la slow ride, quella che sostituisce l'SFR. E la seconda è la powerhouse. Non lo stava dicendo. Giorgia, ma forse ero a scuola? Sarebbe un disastro. Tipo, la tua professoressa cosa ti darebbe? Dal 2 al 3? La più cattiva. 3, va bene. Mauri, 3. Possono recuperare? Va bene. Vedremo la prossima volta. Paolo, tutto bene? Federico, tutto bene? Abbiamo recuperato? A questa domanda risponde la Giorgia. Abbiamo recuperato? Stai facendo meno fatica rispetto a prima? Sì o no? Sì. No, no, era un po' indecisa. No, quella lì era... No, no. Le domande erano diverse, perché questa era una soggettiva, la tua era oggettiva. Scendo. È come quando uno ti chiede... Ti è piaciuta la poesia? Uno può rispondere sì, no. E quindi non è valutata. Invece la tua, Mauri. Bene. Abbiamo finito il recupero, lo sapete? Però potete bere. Vi lascio bere.
discorso. Vai a saperlo.
Welcome to my death on the crib, the spot, the plan. But my house is your house, if you don't want your plan. Marco, non battista, vai. C'è stato tipo cacciatore, no, così Ciao!
prossima, come si chiama la prossima lezione? Cioè niente, non sta attento, ma ti hanno suggerito, oh, quest'anno l'abbiamo perso, è assente, sì. Scendo. Ora non so se pensa a quando arriverà la brasiliana, magari. Su. Sei occupato in quel pensiero. Federico dice forse. No, no, non è un'influenza, cioè, può essere, per il Mauri può essere. Cambio, scendo e giù. Ma Sam, non ti fermi al banchetto ristoro? Giù, bravissimi, ciao.